ritmi serrati. Quindi Abbiamo cercato di dare una mano al governo sul decreto economico, proposte, stiamo scrivendo proposte di ogni genere e cerchiamo di partecipare ovviamente al dibattito, anche se a distanza, e alla fine i tempi si allungano perché immaginate con una bambina di 3 anni e mezzo dentro casa riuscire a fare Perché non è una rispettosa, conference quando call. la mamma lavora non dice, allora la mamma sta facendo la No, conference call, no, no. poverina no, anzi lei si innervosisce molto quando mi vede al telefono, per cui mi devo tipo nascondere in bagno. Certo. E E non quindi i solo la... tempi sono molto più lunghi, alla fine non riesco a fare assolutamente Certo, nulla. certo. E non solo sua figlia Ginevra Abbiamo quando anche un lavora. gatto che saltella, diciamo. Sì, c'è il problema del gatto sì, Martino non ci facciamo mancare che niente, durante i sì, collegamenti televisivi salta proprio decide davanti. di passare davanti al telefono. Sì. Sì, lui è un mitomane, un gatto mitomane. Come vede una telecamera, lui si butta avanti. Quindi c'è questa unione, diciamo, figlia-gatto, mentre lei sta lavorando, che in qualche modo Eh sì, non è incarna. bella. Ma Ma ecco. come placchi la figlia? Cioè, in Perché maniera educativa o anche ti sei un po' abbandonata, diciamo, per amore di pace? Cioè, dispositivi vari? Beh, Ogni tanto anche, sì. Ogni tanto Su cosa ha anche. ceduto? Perché guardi, c'è questa Su grande battaglia, YouTube. per esempio, a Casa Calenda, Dove lui comprerebbe 45 PlayStation a figlio, ma la ma la moglie si è imposta e la qui risposta è no. no. Quindi questi ragazzi di 16, 11, 9 anni non Niente. hanno la Lei PlayStation. come la placa? Quindi Aia. qual è la cosa che No, io alla più... No, PlayStation non sono ancora arrivata certo. alla Ha 4 questione, anni. però diciamo che io cedo ogni tanto su YouTube. Lei YouTube. adora guardare i video su YouTube e quindi io quando proprio sto messa malissimo, che non so come fare, dico amore, guarda, guarda, guarda il video su YouTube. E quella è una salvezza proprio, Cosa cioè... guarda? I Un pochino sì, tutorial, però come pare che faccia diventare, male, che quindi... tutorial guarda? Come diventare leader di un partito? No, Sì. si guarda tutti questi video sui giocattoli, le bamboline che giocano, ma che ne so. Senta, ma invece gestione... Com'è la formazione in casa? Siete lei, sua figlia C'è e Andrea anche Andrea. a casa, anche un pochino sta lavorando. Sì. Però insomma per lo più anche lui sta a casa, quindi ieri abbiamo più o meno festeggiato la festa del papà, Certo, è tutto un po' ma più o meno in questo periodo, è un ovviamente. po' più o Eh meno sì, perché avrei voluto fare molto di più, ma poi certo. appunto vengo risucchiata dalle cose da fare, non sono neanche riuscita a fare la torta, Ma che magari sarebbe stata carina. la spesa come... Ma c'hai la planetaria super Lo turbo? so, certo, ma bisogna... Ce l'ho, però non sono riuscito Perché in tanti a farla. cucinano in questi giorni, cioè nel senso... Cioè, in quant'è che stiamo a casa? Io sto a casa, insomma, diciamo da 10 giorni, 10 giorni, eh? sì. Sono riuscita a fare una volta i biscotti di cioccolato e fior di sale, buonissimi, devo dire, Sì. e Beh. basta. Cioè, tra le cose che vanno più a ruba, insomma, nei negozi sono le farine, i Certo. lieviti, perché la gente inizia a fare le torte Certo. a casa. Si cucina Certo, beh, è tanto. un'occasione anche per riscoprire la genuinità del prodotto fatto in casa, sicuramente per chi appunto in casa non deve lavorare, come accade per Certo. esempio a noi, ovviamente è giusto trovarsi qualcosa da Ma fare. e come va con le videochiamate con Fratelli Italia? Le fate? Le sanno usare tutti? Anche la russa? Cioè, nel senso, riescono tutti? Non le No. abbiamo fatte con tutti, anche con la russa, le facciamo abbastanza ristrette solo quando sono necessarie. Tendenzialmente ci sentiamo, non è che ci dobbiamo vedere, Sì. che ci dobbiamo vedere a No, beh, parte. ci sono alcuni Beh, la proprio... russa, voglio dire, una russa la mattina alle No. 10, per esempio, Può essere una sì. Sì, ti dà una bella videotelefonata sferzata. ad Certo. No, perché alcuni, per energia. esempio, hanno questi programmi in cui fanno queste video chat con 30 persone, che deve essere complicato, insomma. No, Però... sì, sono abbastanza. Adesso ci sono tutte queste applicazioni che Sì. mettono insieme un sacco, eccola lì, che Eccola, mettono insieme un sacco di gente e io le Ginevra? faccio ogni tanto con gli amichetti di Ginevra, Ah, provo a organizzarle così certo. lei vede i suoi amichetti. Amore, che c'è? Che c'è? È nella busta gialla all'ingresso. Cos'è che voleva? No, Il My Little Pony, vabbè. che spiega per i pochi che non lo sanno, che cos'è il My Little Pony? Cosa È sarà? una Un farina, pony? Sono una collezione di piccoli pony che vendono in edicola e quando io riesco a trovare un'edicola faccio incetta, li metto Certo. tutti da parte, E perché li aveva così ogni messi tanto. nella busta gialla anziché All'ingresso, tra l'altro. Perché gliele do uno ogni tanto, mica glieli do tutti insieme, Ecco, quindi certo, sono sono un dilazionati. altro elemento di distrazione ai mini pony, Che no? Quando però, devi fare la cosa, certo, tieni, ti do il mini pony, però se glieli lascia diamo tutti stare. subito, poi dice, dopo...
poi non c'è gusto, esatto. Certo, sì, sì. Ma stamattina Giorgia, hai cantato l'inno d'Italia alle 11 del mattino? O eri impegnata? Io lo canto ogni ora, per cui sì, figurati. No, sì, ogni ora no, insomma. Ma e no, sul balcone, sai, nel weekend, le canzoni di questi giorni... Ma io sul balcone ci vado, però siccome abito in una strada praticamente senza uscita... Sì. E non c'è un cane. Niente, non c'è nessuno. Quindi non capisce affacciandosi dalla finestra se la gente è in giro o meno. No, molto poco. Sento abbastanza in lontananza. Sì, quando suonano sì, però se la gente è in giro no. Senta, insomma, lei che è proprio cioè, romana, rappresenta per molti versi tanto di Roma. E qual è la cosa che le ha colpita di più della città in questi giorni? Beh, mi ha colpito già una settimana fa, quando noi facemmo l'incontro con Conte, sì. Quindi parlo di mercoledì, insomma 10 sì. giorni e fa. Siete usciti che c'erano i microfoni, non sapevate a che distanza stare poi. Sì, a parte esatto, sì, ancora regole non chiare, sì. E poi siamo andati, vabbè, stavamo lì alla Camera dei Deputati, siamo tornati a lavorare, passando per il Pantheon. Sì. E Pantheon alle 2 del pomeriggio di mercoledì. Deserto. È una cosa che mi ha fatto venire proprio un tuffo al cuore, perché è un'immagine che in una condizione di normalità tu vedresti semplicemente, non lo so, forse alle 5 del mattino. Di notte, certo. Sì, alle 5 del mattino se vai lì. C'è più gente alle 5 di notte, perché comunque forse c'è sempre sì, comunque c'è sì. qualche bar aperto, c'è qualche cosa. Forse sì. Agosto, però il centro storico di mattina presto è sempre abbastanza, diciamo, assonnato, ecco. E però per chi è abituato di mercoledì pomeriggio a vedere il Pantheon che tra insomma turisti, cose, gli esercizi commerciali, ecco, quella è un'immagine che a me mi ha proprio segnato, mi ha fatto capire quanto stavamo entrando in una situazione per noi assolutamente mai vista. Non ci va più a correre, perché c'è un po' questa polemica se si può correre, non si può correre. Sì, guardi, no. No, non ci sto adesso, non ci sto andando. Stamattina ho fatto 20 salite. Avanti e indietro, scale, praticamente delle scale, come faceva cioè, Zeman. Cerco comunque di allenarmi perché io insomma mi alleno sempre, cioè, fa le scale ma hai comprato i pesi? Hai comprato i pesi da no, perché in casa? Io faccio crossfit, quindi appunto. Faccio allenamento a corpo libero e vabbè, ma lo faccio senza pesi. Ma qui ha fatto le scale però... del condominio, cioè su e giù? No, praticamente sotto al mio, io abito al piano terra, ok, accanto a casa mia c'è una discesetta che scenda, saranno 30 metri, 50 l'ho fatta 100 volte avanti e indietro. E giù, se uno visto, guardate la Meloni com'è ridotta. Se vedete la Meloni su e giù sta facendo crossfit. Ma sono scalini basso. O è una discesa e basta? No, è una discesa, discesa, una bella pendenza e quindi faccio avanti e indietro, sale e scende il cuore. Ma scatti o solo camminando? Scatto. Scatta quello in salita o scatta anche in discesa? No, scatto in salita e scendo piano in discesa. Quanti ne ha fatti oggi? Sì, penso 100. 57 minuti. Va bene. Grazie a Giorgia Meloni. Ci saluti sua figlia anche Martino. Buona giornata, saluta a Martino. Arrivederci. Questa è Giorno Pecora, l'unica trasmissione che arriva. Arrivederci, ciao Martino.